ragazzi, buongiorno. Ora facciamo una lezione un po' insolita. Ora sono a Roma con il mio bellissimo gruppo di Roma, che stiamo facendo diversi esercizi per sviluppare le nostre capacità extrasensoriali, paranormali, meditative, anche medianiche e sensitive. E visto che durante la lezione abbiamo affrontato tantissimo l'argomento sulle nostre insicurezze personali, sulla nostra mente che a volte ci menta, volevamo farvi una sorpresa. E questa volta non soltanto io che vi parlerò di questi inganni della mente, ma ci sono anche altri studenti della scuola, quelli che vorrebbero raccontarvi sulla loro propria esperienza personale, in modo come hanno affrontato questi dubbi. Ecco qua, Serenella. Serenella. Ciao, ciao, okay. A tutti, buongiorno. Sì, è un argomento molto interessante questo dello sviluppo, no, delle proprie facoltà extrasensoriali e medianiche. All'inizio è molto semplice che arrivino questi dubbi, queste incertezze, queste difficoltà, no? Perché la mente, lo sappiamo, che comunemente mente. Allora, io personalmente vi posso raccontare di quale può essere stata la mia esperienza insieme a Slavi, ed è quella che, oltre ad avere un'insegnante meravigliosa, bravissima, che ci segue costantemente, che non ci abbandona mai, è quello di cercare di elevare sempre di più e maggiormente le proprie energie. Cioè, nel momento in cui noi riusciamo a creare una bolla energetica che ci possa sollevare dal punto di vista proprio energetico, in modo da arrivare a contattare quelle che sono le presenze, le entità, gli spiriti, le figure di luce, gli esseri di luce, che naturalmente hanno desiderio di contattarci, no? Di entrare in contatto con noi. Quindi entrare sempre più in questa energia elevata, ovviamente, perché parliamo principalmente di energie molto, molto sottili e superiori. Elevando queste energie, poi le cose vanno quasi per conto loro, cioè non c'è più bisogno di pensare, di entrare nel giudizio, di entrare nella mente, tutto fluisce in una maniera veramente semplice e per niente complessa. Quindi l'importante è una distensione, quindi rimanere sempre molto distesi, elevare queste energie, che poi appunto Slavi insegna come fare. Una volta entrati in questo flusso, lasciare andare tutto il resto, e quindi basterà solo rientrare in questo flusso energetico e ricevere tutte le informazioni di cui noi o la persona che ci sta di fronte ha bisogno. Grazie Serenella. Prego, grazie, piacere. Ok, next one. Abbiamo qua un'altra ragazza, un'altra studentessa. Salve, sono Monica. Allora, la mia esperienza, sia il corso sia questa esperienza medianica, è prima di tutto una grande crescita interiore, mi ha fatto vedere. Sono cresciuta tantissimo, sono molto più sicura, le paure sono scomparsi. Durante questo corso ovviamente tantissimi dubbi che avevo. Come hai fatto a combattere i tuoi dubbi? Combattendo, praticando, più mettevo la pratica tutti i giorni, anche in casa, anche con le persone, i familiari, praticando. La prima dubbio, più cercavo a sforzarmi a sentire, più non riuscivo a sentire niente, più forzavo a sentire anche fisicamente magari un'entità, un spirito vicino a me, più creavo un blocco intorno a me. Quindi più rilassandomi e lasciarmi andare, più ricevevo il messaggio, più fluiva tutto più facilmente. Quindi avere la rilassatezza e tranquillità è molto importante. Non, diciamo che consiglio che non cercare, sforzare a capire o a sentire sia fisicamente sia mentalmente niente. Che altro posso dire? Però era interessante, quando la tua mente comincia a tacere, quante cose nuove, quante informazioni nuove che si può ricevere. Un mondo meraviglioso, che sembra che quasi è come un fiore che si è aperto e arrivano tutte le informazioni. Grazie Monica, gentilissimo. Grazie a voi, grazie a te. Grazie.
Grazie mille. Allora, come avete visto, infatti a volte è molto difficile lavorare quando la nostra mente continua a livello razionale di darci dell'informazione. Perché? Perché la nostra mente razionale vuole sempre darci una mano, vuole sempre aiutarci, e mentre che noi riceviamo delle informazioni sottili, quelle che magari non riusciamo ancora a capire il loro significato, la nostra mente razionale cerca di farci un favore e ci manda delle informazioni che possono, può essere assolutamente fuori dall'argomento, e per questo spesso le informazioni possono essere sbagliate perché sono razionali. Certamente ragazzi, se voi vi allenate facendo anche qualche tecnica di meditazione, vi può aiutare tantissimo di svuotare la vostra mente. Questo è fondamentale per qualsiasi pratica, sia chi lavora con la guarigione, chi lavora a livello medianico, a livello sensitivo. Per tutti vale la stessa regola. Tutti quanti all'inizio sono paurose di cominciare e tutti quanti fanno le domande: ma questa è la mia mente razionale che parla o vedo veramente qualcosa? Inizialmente tutti dubitano, anche io ho dubitato tantissimo, però adesso vediamo qua un altro studente che magari vuole raccontarci qualcosa. Lui è Jimmy, vieni qua Jimmy. Grazie, raccontaci qualcosa, come hai cominciato a affrontare i tuoi dubbi personali. Allora, il mio dubbio personale, perché in questo corso stiamo trattando tantissimo il tema della medianità, che per me è un qualcosa che non mi riesce facile, addirittura io anni fa ero contrario a, cioè contrario, non ero molto aperto a questa cosa, sono andato in questi corsi proprio per imparare a lavorare con la medianità. Quando ho iniziato a fare le prime esperienze con i trapassati non avevo grandissima affinità con questo mondo, per cui avevo difficoltà a ricevere proprio informazioni, a sentire informazioni che mi arrivano, a vederle. E diciamo che per me il dubbio è proprio questo, cioè dire ok, ma perché non mi arrivano queste informazioni? Forse non sono portato, non è adatto proprio questo canale. Allora lo sforzo è stato quello di superare questi dubbi nell'avere fiducia, cioè la sfida per me è nella fiducia nel tipo di lavoro che faccio. Quando ho iniziato a avere più fiducia, a fidarmi, anche forse di un'immagine che mi compare per un attimo e a dirla all'altra persona, proprio dicendo dentro di me, ok, mi fido di quello che mi sta arrivando, mi fido del mondo spirituale, per cui dire quello che mi arriva con fiducia, indipendentemente dal fatto che la mia mente razionale mi possa dire no, non è giusto, oppure una cavolata, però nel momento in cui ho iniziato a fidarmi di più, questo, le risposte sono arrivate, cioè anche se a volte potevo non aver azzeccato qualcosa il primo esercizio della giornata, gli esercizi successivi, se io continuavo a mantenere la fiducia in quello che comunque mi arrivava, col tempo è iniziato ad arrivare anche delle evidenze molto nette, molto precise, molto accurate, per cui anche l'altra persona è rimasta colpita, perché sono riuscito a dire qualcosa di veramente di impatto, per cui consiglio che possano le persone di fidarmi moltissimo di quello che vi arriva, anche se avete dei dubbi, anche se pensate che possa non centrarci niente, cioè fidatevi e soprattutto chiedete aiuto, cioè a me ha aiutato molto chiedere aiuto al mondo spirituale, proprio dentro di me dire ok, mi fido, chiedo aiuto e mi fido di quello che mi arriva, poi darlo ad un'altra persona con fiducia. Questa grazie è la cosa più importante. Jimmy, grazie. Fantastico, grazie, wow. Abbiamo anche un'altra studentessa, un pochettino timida, non sapeva se parlarvi o meno, però adesso sta arrivando, poverina, con stampelli, però in questo corso cerchiamo di metterla a posto anche a livello di guarigione. Ciao Vittoria. A tutti, io sono Vittoria, non volevo fare questa piccola intervista, però c'è una cosa che forse può essere utile. Una delle mie difficoltà più grandi quando faccio il consulto con la persona che ho davanti è il no secco. Lì ti si abbassano tutte le energie. Io ho riscontrato una cosa, sulla medianità mi ritengo abbastanza forte, allora convinta di questo, quando prendo un contatto e dall'altra parte mi dicono no, io insisto perché ho fiducia e dico ok, se sei arrivato vuol dire che sei tu. Insisto e puntualmente la persona che mi è di fronte lo riconosce e tipo ah, non ci avevo pensato, quindi io dico provate fino alla fine, se siete convinti andate avanti perché quel no potrebbe diventare un sì. Ciao, grazie. Scusa, guarda, ma questa no, è proprio una delle cose che è molto prima mi è successo anche con un'altra ragazza e lei mi ha detto no, però io sentivo proprio e ho detto senti, deve essere sicura. È sicuramente così ed era così. Brava. Era dimenticata bravissima. Allora, certamente
un no abbassa le nostre energie e noi cominciamo a dubitare, e quando dubitiamo usciamo dal collegamento, sia che siamo collegati con una persona seduta di fronte a noi o con il mondo spirituale. E anche qua bisogna allenarsi, perché la voce spirituale, la voce del vostro intuito è così sottile. Infatti ieri c'era il corso una ragazza che per prima volta ha affrontato questo argomento, infatti diceva: ma non pensavo che le informazioni che mi arrivano le devo proprio cogliere con quella sottilezza con quale arrivano, infatti a volte è molto difficile, e in questo medium sensitivi devono allenarsi tantissimo. Io vi ringrazio molto di essere qui con me, con noi. Molte studenti purtroppo erano un po' sfiduciosi anche essere davanti alla telecamera, ma questo si può capire perché non è una cosa semplice neanche per me. Vi auguro di tutto il cuore di allenarvi e allenarvi ancora. Tanti saluti da Roma, buona fortuna a tutti.